E sono una precaria dal 2007 e tutt'oggi sono precaria, ho un contratto in scadenza adesso il 30 di settembre. E purtroppo sono una delle persone che, diciamo, è stata beffata da questa situazione, nel senso che ha aspettato, come tutti gli altri, lo scorrimento delle graduatorie, ha rifiutato posti, sapendo, molto lontani ovviamente da qui, sapendo che sarebbe stata assunta a breve termine, e che la graduatoria era valida fino al 31 dicembre 2016, e dalla mattina alla sera non ho fatto altro che aprire i social, perché l'ho scoperto da un social, e ho scoperto che la mia graduatoria, come le altre 166, era decaduta dal niente, nonostante era stata prorogata fino al 31 dicembre 2016. E quindi cosa vi aspettate da questo incontro oggi in commissione e Noi dalle istituzioni in generale? se, le istituzioni ci devono aiutare, devono far sì che Estar capisca che questa non è la cosa giusta da fare. Non si può revocare dalla mattina alla sera una graduatoria al posto di migliaia di persone che aspettano da anni, da una vita, che hanno fatto tanti sacrifici e che sanno già fare il loro lavoro perché vivono nel precariato da anni. Non si fa questo, e soprattutto, cioè, se si guarda adesso in un momento di crisi di questi livelli, con questi nuovi tagli che sono stati approvati in definitiva negli ultimi giorni, l'idea di dover rifare delle graduatorie e soprattutto quindi di fare nuovi concorsi è anche uno spreco di soldi. Siete precari in queste condizioni? All'incirca il numero medio siamo sui 5.000, quelli che erano in graduatoria. Ora effettivamente ci sarà qualcuno che sicuramente si sarà sistemato, però mettiamo all'incirca sui 3.000 precari che perdono il posto.